del Ciclo Club 77 di Guidizzolo, se non sbaglio, ma a parte che poi prendete tutta un'area molto ampia dell'Alto Mantovano, siete bravissimi ragazzi del ciclismo, che tra l'altro ha una grandissima tradizione nel Mantovano. Benvenuti a Piazza Pallone. Mantova è ritornato alla vittoria, ma come sempre non c'è mai pace. Nel momento in cui Mantova ritrova i tre punti, tante dichiarazioni, tanti allarmi, come sempre capita ormai da qualche anno a questa parte, a cavallo tra marzo, aprile, a cavallo della primavera, in sostanza c'è sempre il rischio che tutto vada a rotoli a livello societario. La dichiarazione del patron di Loreto, che dovremo avere qui lunedì prossimo a Piazza Pallone, insomma, dateci una mano perché altrimenti non possiamo continuare. Questo è un po' il succo di quanto dichiarato, un po' smorzato poi successivamente da il presidente Sandro Musso, che ha detto sì, insomma, vediamo meglio un po' la situazione. Insomma, comunque c'è qualcosa che non va, c'è qualche ingranaggio anche a livello societario che in questo momento sta dando anche ulteriori problemi a una squadra che ha vinto ma è sempre in una situazione difficile di classifica. Appunto di questo argomento non potevamo che parlarne con esperti del Mantova, che sono 24 ore su 24 a seguire le sorti dei biancorossi. Primo tra tutti Massimo Bilibanti della Gazzetta di Mantova, ciao. Buonasera. Benvenuto Massimo, bentornato. Grazie. Dopo tanto tempo. E Alberto Sogliani, sempre della Gazzetta, storico, un po' esperto oltre che del Mantova di oggi, anche del Mantova del passato. Passato, insomma. Quindi insomma tanta carne al fuoco, anche in un periodo che in teoria sul campo dovrebbe lasciare ben poco spazio ad eventuali commenti o giudizi, perché insomma ormai il Mantova è relegato a quattro giornate dalla fine, praticamente a dover fare gli spareggi di fine maggio per rimanere in categoria. Comunque andiamo a vedere quello che è successo ieri al Martelli subito, questo Mantova Pavia 1-0. A dopo. Il Mantova riconquista la vittoria ed è sicuramente una buona notizia, ma dopo il triplice fischio del signor Bicchisecchi di Livorno sono ritornate puntualissime le nubi sul futuro dei biancorossi. Patron Serafino di Loreto è stato chiaro, dichiarando che senza un aiuto l'SDL non riuscirà da sola a portare avanti la società. Un monito da pelle d'oca dopo tutto quello che i tifosi hanno dovuto subire nelle estati precedenti. Tornando al campo, la vittoria è arrivata frutto di un bel secondo tempo, di un ottimo ingresso dello scatenato Falusambe e di un Pavia del Mantovano Rossini formato vacanza. La cronaca al Martelli, ci sono quasi 2000 spettatori con la curva T in sciopero per un tempo. Manca Caridi e dal suo posto gioca Beretta, lontanissimo dalla sua migliore condizione. Il primo tempo è di Marca Pavese, con gli azzurri pericolosi, con Gbacca all'ottavo con Bonato protagonista e successivamente con l'ex Foglio sempre con l'estremo difensore biancorosso attento. Il tempo si chiude con una pericolosa mischia in area del Mantova. Nel secondo tempo entra Falù, la partita cambia. Al quarto Samba crossa per Lobue con palla respinta dal portiere e al settimo Gonzi sfiora il palo su assist di Marchi. Si arriva al 17esimo quando lo stesso Marchi di testa realizza il gol e partita. Il match si chiude con Gonzi e Carini vicinissimi al raddoppio. Quanto può contare una vittoria così? Ma può contare in ottica di griglia play-out, nel senso che siamo tornati a 4 punti dal Cuneo e l'obiettivo adesso deve diventare quello di scavalcare i piemontesi in modo da incontrarli appunto negli spareggi salvezza e avere il vantaggio della salvezza in caso di doppio pareggio o di una vittoria a testa con lo stesso numero di reti. Vittoria meritata per te? Quella di ieri, ma sì, perché alla fine poi chi la butta dentro ha sempre ragione. La partita è stata primo tempo totalmente nelle mani del Pavia, secondo tempo il Mantova ha fatto sicuramente di più, più o meno ci sono state due o tre occasioni per parte, il Mantova però l'ha buttata dentro, quindi sicuramente meritata. Magari in altre partite precedenti di Mister Prima avrebbe meritato di più, il Mantova invece ha perso, questa volta magari ho ottenuto un pizzico in più, ma senza assolutamente rubare nulla, meritando. Sei d'accordo, Alberto? Sì, sì, no, sono d'accordo assolutamente, anzi, è veramente così, due facce così distinte, perché la squadra nel primo tempo sembrava così demotivata, sembrava anche piuttosto spenta. Non so se fosse stato il discorso del tifo, che magari, insomma, vabbè, casualmente, guarda caso, poi quando si è risvegliato il tifo si è risvegliata anche la squadra, però effettivamente due tempi completamente diversi, ma anche dal punto di vista del Pavia. In effetti ieri, parlando poi con l'allenatore del Pavia, ero abbastanza d'accordo con lui, nel senso che diventa più difficile capire quali sono gli effettivi demeriti del Pavia e i meriti del Mantova. Mantova sicuramente si è presentato con un piglio diverso, ma loro sicuramente avevano la loro faccia peggiore.
Ecco, io volevo un attimino allontanarmi adesso sul discorso societario, però non riesco, non resisto, Massimo. Arriva questa dichiarazione, una dichiarazione che lascia un po' tutti così sorpresi, come se la posizione di classifica adesso del Mantova e il pacchetto Mantova preso quest'estate fosse cambiato tutto d'un tratto nel giro di pochi mesi. Indifferentemente dal risultato sportivo, l'SDL non penso, almeno questo è il mio pensiero, che così il mondo potesse cambiare solo con un ingresso societario in pochi mesi, visto che da tanto tempo che anche a livello societario si fa fatica a rimettere in ingranaggio sponsor o gente che possa contribuire alla causa Mantova. Cosa dici? Io dico che l'SDL l'anno scorso ha trattato 4 mesi prima di acquistare il Mantova, quindi avrà, immagino che essendo degli imprenditori di un certo calibro, avranno analizzato i bilanci e avranno visto senz'altro che negli ultimi 5 anni il Mantova ha raccolto poco o nulla in termini di sponsorizzazioni, per cui penso che si potessero aspettare un boom di aiuti da parte dell'imprenditoria locale, che storicamente non è mai stata vicinissima alla squadra, se non negli anni in cui la squadra trascinava un po' tutta la città e tutta la provincia, negli ultimi anni di Lori, quando si raccoglievano 2 milioni di sponsorizzazioni l'anno. Però negli ultimi anni i dati sono quelli, quindi un imprenditore che acquista una società guarda i bilanci e non credo potesse aspettarsi di meglio, soprattutto se poi il progetto sportivo non produce i risultati attesi, ma rischia di far retrocedere la squadra sul campo per la prima volta in Serie D dopo 105 anni di storia, quindi chiaro che anche quello non aiuta ad avvicinare eventuali imprenditori. Tu come la pensi? Cioè, cosa vedi nel futuro? Non ho più pallida idea, perché sinceramente ne abbiamo sentite tante negli ultimi anni e ne abbiamo sentite tantissime anche nel corso di quest'anno. Sicuramente c'erano state delle avvisaglie, perché la SDL più volte ha fatto presente nel corso della stagione la necessità di allargare la base societaria, di avere aiuti. Si è parlato di contatti con imprenditori russi, ne hanno parlato i dirigenti dell'SDL, di contatti con altri imprenditori. Proprio in questi giorni Di Loreto ha detto che è a Roma per incontrare professionisti che rappresentano imprenditori eventualmente interessati. Quindi loro hanno sempre detto che avrebbero cercato di allargare la base societaria. Da qui però a dire che se non si riesce ad allargare la base societaria si molla tutto, secondo me ce ne passa. Io spero che sia soltanto un maldestro tentativo di provocare una reazione da parte dell'imprenditoria locale, secondo me con toni controproducenti. Spero che insomma alla minaccia non seguano i fatti, perché sarebbe una cosa veramente grave che un'azienda, tra l'altro di quel calibro, che tiene tantissimo all'immagine, dopo sì, neanche un anno dall'ingresso in società molli tutto e scappi via. Mi sembra veramente una cosa strana. Sì, andiamo a vedere. Dopo volevo con te riparlare anche di un altro discorso, sul discorso anche dei soci, vabbè, comunque ne parliamo tra un attimo. Andiamo a vedere però la Moviola, quindi l'unico episodio, il gol del Mantova. Tra l'altro, Alberto, c'è un Sereni che comincia insomma veramente a fare molto bene, destro, sinistro, insomma si è un po' sbloccato questo giocatore. Poi il gol è venuto fuori con un colpo di testa di un Marchi che tutto sommato il suo lo sta facendo, perché insomma qualche gol lo sta buttando dentro in una squadra che fa pochi gol. No, ma Sereni lo conosciamo, è chiaro che soprattutto in questo modulo credo che possa rendere al meglio. Se lo metti a fare il quarto di sinistra, diciamo, di una difesa 4, fa abbastanza fatica, perché non è nelle sue corde quello di difendere, ecco. Sicuramente è un giocatore che in fase di spinta si fa sentire, come si vede addirittura adesso ha trovato anche il destro, insomma è un giocatore che comunque, ecco, anche dal punto di vista del temperamento e la grinta non molla mai, insomma diciamo che forse in queste categorie vale anche qualcosa di più dal punto di vista della grinta che non dal punto di vista della tecnica pura. Insomma, io direi che tutto sommato così, insomma, ha fatto discretamente, ecco, soprattutto nella seconda fase della stagione, quando invece diciamo la squadra ha cominciato un po', è stato quello che ha tenuto un po' in piedi la baracca nella situazione peggiore del Mantova. Ecco, possiamo tornare in studio, intanto rivediamo ancora, ecco, ma comunque Sereni, che poi è stato anche un po' l'uomo
uomo chiave in occasione di un'altra salvezza conquistata, insomma, diciamo che suo malgrado ritorna un po' nella stessa situazione di quando era con Molinsegna. Sì. Sì, l'uomo dei playout. Non so quanto ne possa essere felice, però insomma, le due stagioni in cui è stato in biancorosso sono state due stagioni soffertissime. Lui qualche mese fa ne parlavo anche con lui, cioè, è incredibile, ogni volta che arrivo qui ci sono le premesse per, sembra che ci siano le premesse per far benissimo e poi ci ritroviamo a soffrire così. Comunque diciamo che è uno di quelli che in quest'ultimo periodo sta sicuramente giocando meglio. Andiamo a vedere i risultati dell'ultimo turno di campionato della Lega Pro del Girone A. In collaborazione con Comet Oleodinamica, produzione e commercio componenti e sistemi oleodinamici. Qualche festa rovinata, ovviamente la prima è quella del Cittadella, insomma, che stava vincendo 2-0 sul campo della Reggiana, già tutto fatto per il ritorno in Serie B, è arrivato il 2-2 degli emiliani praticamente allo scadere. Non ce l'ha fatta la Feral Pissalò, abbiamo un pochettino, diciamo noi di Piazza Pallone, gufato il signore Diana dopo le dichiarazioni fatte, adesso chissà come andrà a Pordenone, purtroppo è andata male per lui, 3-2, e Pordenone lanciatissimo verso i playoff, vittoria importanti in chiave salvezza, la vedete quella del Renate 2-0 contro l'Albino Lefe, ma soprattutto quella della propria Cenza sul campo del Bassano, che si è rimessa addirittura in corsa anche per la salvezza diretta. L'Alessandria 3-0 contro la Gianermino, a caccia della sicurezza del posto playoff, e sarà anche il prossimo avversario del Mantova. Vittoria dell'Umezzana, anche questa importante, 1-0 contro il Cuneo. Tutto tranquillo per il Padova contro la Propatria, che è ufficialmente retrocessa in Serie D, e chiude un po' la giornata, le due deluse forse di questo campionato, Cremonese su Tirol, con la vittoria della Cremonese 2-1 con due gol molto belli, ma li vedremo dopo, della Cremonese. Sigla. In collaborazione con Comet Oleodinamica, produzione e commercio componenti e sistemi oleodinamici. Cicloclub 77, applauso, e noi andiamo in pubblicità dopo. Applauso, applauso, applauso. Bentornati a Piazza Pallone, Ciclo Club 77 Guidizzolo. Ragazzini bravissimi. Stop. Hai proseguito, ma hai fatto bene. Stop, fermi tutti. Allora, andiamo subito. Allora, prima di andare a sentire l'intervista, volevo chiedere a Massimo. Si parlava dell'SDL da soli non andiamo avanti, ma non è che siamo proprio da soli, no? Quindi è anche un messaggio ai vecchi soci. Ma sì, sicuramente con i vecchi soci, tra l'altro c'è stato ieri un incontro dopo la partita, sembra sia stato positivo, anche se dobbiamo approfondire un attimo cosa ci sono detto, dai primi riscontri pare che sia stato positivo, ma i vecchi soci hanno sempre detto che sarebbero rimasti fornendo un apporto limitato. Il problema è che la SDL ha sempre parlato della necessità di trovare una terza gamba, cioè oltre a loro i soci mantovani, cosa che chiaramente nel calcio è difficile, perché se qualcuno investe nel calcio lo fa per gestire la società, è difficile trovare un socio di minoranza che ti affidi le sue risorse per gestirle o per gestire insieme, cosa difficilissima, per cui io vedo difficile la possibilità di trovare un socio di minoranza. Magari si potrebbe trovare qualcuno che rievi la società in toto, ma anche quella, vista la situazione della squadra, vista anche la situazione contrattuale per il prossimo anno con 18 calciatori e un allenatore sotto contratto, non è proprio facilissimo. Alberto, diceva giustamente Lori, incontrandolo un paio di giorni fa, diceva sì, però in effetti si sa, anche noi quando eravamo in Serie B, tirare fuori i grandi industriali di Mantova è sempre stato difficile, anche in quell'occasione. Però stava andando in Serie A in quel momento il Mantova, quindi qualcuno si era anche mosso, anche qualche marca importante, Cornigliani ad esempio, e tanti altri. Lui diceva, fa, perché alla fine la forza imprenditoriale per cercare di portare avanti il Mantova è sulle piccole aziende, anche le piccole attività. Sei d'accordo? Sembra che queste si siano proprio allontanate del tutto dal discorso Mantova, che erano un po' il traino alla fine per, diciamo,
diciamo tra virgolette, pagare più di una spesa all'interno del Mantova, i piccoli sponsor dai bar, ai ristoranti, dalle attività minori in sostanza, cosa ne pensi? Sì, no, ma allora che il mantovano, diciamo l'imprenditore mantovano, così, ma questa è storia, prima mi hai definito storico, ma, esatto. No, ma è vero, cioè voglio dire, se torniamo ai tempi della Serie A, che ormai si torna indietro di oltre 50 anni, Zenesini, dopo Zenesini c'è stata una gestione così un po' estemporanea, poi sono arrivati i Veronesi, Di Lupo, tutta questa gente, se ti ricordi, un piccolo Paolo Artioli che poi è andato e venuto, poveretto che fra l'altro è anche morto recentemente, comunque voglio dire negli ultimi 50 anni, a parte appunto Zenesini ai tempi della Serie A e a parte Freddi, il tanto così vituperato, se mi passi l'aggettivo Freddi, sì, 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 che alla fine comunque ha sempre tenuto in mano la società, chiaramente in modo un po' particolare, e poi Lori, ecco, di Mantovani, purtroppo siamo sempre stati passati fra veronesi, bresciani, eccetera, quindi questo è un dato di fatto e questo non lo so se sia insito nel nostro essere mantovani, perché forse bisogna anche porsi questa domanda, perché di certo gli imprenditori non mancano. Cremona, per esempio, che non è molto diversa da Mantova, c'è un industriale come Arvedi che si è fatto carico della situazione, è là da 10 anni, ha speso e male e continua anche a spenderlo, però comunque ha regalato alla città un centro sportivo, esatto, una cittadella dello sport, che comunque alla fine, quando lui non ci sarà più, resterà, ecco. Detto questo, ripeto, questo sono d'accordo, al di là dei piccoli sponsor che possano anche essere, io credo che secondo me fondamentalmente manchi forse una progettualità di base, cioè nel senso che qui si è sempre pensato negli anni, no? Ne parlavo anche l'altro ieri, ma così in separata sede, così facendo due chiacchiere proprio col presidente Musso, cioè qui si è sempre partiti dal presupposto, è vero che qui si dice ma è difficile fare calcio, perché allora qui è difficile fare calcio secondo me se si parte dal presupposto che il tifoso si aspetta sempre delle cose straordinarie, ma l'anno scorso è stato dimostrato che il tifoso in certe condizioni si accontenta anche di salvarsi, come è successo l'anno scorso. Voglio dire che secondo me con una progettualità di base, prima ne parlavo con Massimo, Castagnaro quando venne qui per esempio in 3 anni non promise la luna, la squadra era messa più o meno come era messo il Mantova attuale prima, però, e lui disse io faccio un progetto triennale, il primo anno ci salviamo, il secondo vediamo se riusciamo ad agganciare i playoff e il terzo anno magari cerchiamo di... Ha fatto il passettino secondo la gamba, un progetto triennale che alla fin fine è riuscito in qualche modo a coinvolgere gli sponsor. Poi, come si diceva, è chiaro che poi i risultati trascinano. Ma sai, dopo tanti anni, perché purtroppo bisogna dirlo, cioè noi in questi anni, per carità, niente da dire su Bompieri, sugli altri soci mantovani che comunque ti hanno rilevato dalla Serie D, ti hanno portato comunque in C1, con tanta diciamo, Lega Pro, tanta difficoltà, alla fine siamo lì, però ripeto, io credo che insomma quando uno viene cercato di essere, così, a cui viene chiesto di essere coinvolto in questa situazione, si chiede ma la progettualità dov'è? Perché sì, tutti sì, gli sì, anni alla fine o ti salvi ai play-out o come è successo l'anno scorso, vedi sempre la società che cerca sempre degli eventuali compratori. Io parto dal presupposto che secondo me non è vero che sia poi così difficile, nel senso che io credo che sia possibile fare calcio a Mantova spendendo poco. L'anno scorso la dimostrazione c'è stata, bastava quest'anno, ma ormai ripeto è dietrologia, proseguire sull'onda della passata stagione dove si era speso direi poco, si spendeva forse un attimino di più e forse probabilmente si andava avanti. Ma del compito in classe già fatto e passato, l'abbiamo già parlato col discorso di Lurice, ci viene male anche a noi. È chiaro che diventa difficile con i risultati del passato, diventa difficile coinvolgere delle persone, magari c'è la dinamica adesso che sta facendo meglio, io sono un imprenditore, dico c'è qualche altra realtà che forse ha più visibilità, se devo spendere 2 lire forse le spendo lì. Tra l'altro la dinamica che comunque in ogni caso sta vincendo da molto tempo, c'è anche questo da dire, il risultato sportivo non c'è niente da fare, conta tantissimo. Andiamo a sentire subito le interviste del dopogara e ci vediamo tra poco. Beh sì, certo, chiaro, finalmente, perché poi il risultato è un po' il succo del gioco del calcio e dello sport in generale. Se, quindi soddisfazione, se devo dirvi la cosa che più dà fiducia e che insomma sarà una cosa, il primo pensiero che mi viene in mente dopo la partita è al di là del risultato, è che abbiamo reagito, abbiamo fatto un primo tempo veramente
triste, proprio perché i ragazzi hanno portato in campo la sfiducia del non aver ottenuto risultato nelle tre partite precedenti quando si erano fatte delle buone prestazioni. Invece poi tra il primo e il secondo tempo, ma direi con grande tranquillità, abbiamo un po' riordinato la testa più che altro, e poi un cambio, devo dire, che Falù ha inciso, ma devo dire che l'aspetto mentale è stato un fattore, perché siamo entrati con un'altra testa, e devo dire questa squadra che in questo periodo una delle cose sulle quali fondamentali stiamo lavorando è proprio cercare di trasmettere più coraggio, più autostima, più fiducia. C'era il forte rischio che potessimo crollare, invece abbiamo reagito, io direi, molto ma molto bene, abbiamo fatto un secondo tempo eccellente. No, incide dall'allenamento di martedì, ma incide già da stasera come un ragazzo a casa, perché poi comunque io devo dire che, come vi ho detto più volte, non dico la sensazione, la convinzione forte che la strada che avevamo intrapreso era quello che richiedeva la squadra. Poi è chiaro che nel calcio, e voi ne siete maestri di queste cose, siete l'esempio lampante, c'è sempre una valutazione di tutto ciò che capita intorno al risultato, e quindi è chiaro che il risultato conta. Fatto in questo modo, tra l'altro non abbiamo subito gol, ripeto, ma questa reazione è una reazione che questa squadra qua non aveva avuto precedentemente, quindi è un segnale che possiamo prendere fiducia e migliorare un qualcosa che per noi fino ad oggi è sempre stato un limite. Sì, guardi, io, questa viene un po' l'esperienza degli anni, perché il primo istinto in queste situazioni è entrare dentro e ribaltare tutto, invece, ed è quello probabilmente che si aspettano i giocatori, ribaltare nel senso usare dei toni forti, invece probabilmente anche il fatto di trasmettergli tranquillità e di riordinare le idee, di ripartire con calma, anche perché era successa una cosa che può sembrare non importante, ma invece è stata secondo me fondamentale, che è vero che abbiamo giocato molto male il primo tempo, poi non abbiamo preso gol, siamo andati all'intervallo sullo 0-0, quindi giocare male e non perdere, non è successo di giocare bene e perdere le partite precedenti, quindi è stato comunque un fattore che la squadra secondo me ha percepito, ha dato coraggio e ci ha permesso di avere coraggio di ripartire, ma siamo ripartiti subito tutto con un altro piglio, al di là poi di certe sfumature tattiche che abbiamo messo a posto, perché nel primo tempo abbiamo sofferto il loro palleggio, la loro qualità, e faticavamo ad uscire con le nostre due mezzale, e quindi il loro centrale di difensore centrale di destra e quello di sinistra avevano sempre possibilità di palleggio, di superiorità e di prendere campo, e quindi quello ci ha messo molto in difficoltà. Abbiamo migliorato sotto l'aspetto tattico anche quello, pensavo a un certo punto anche di dover cambiare l'impostazione tattica per quello che mi aveva detto il primo tempo, invece la squadra ha cambiato atteggiamento e quindi abbiamo potuto andare avanti col 5-3-2, poi trovando il gol, l'ingresso di Nando Sforzini, un giocatore di fisicità, comunque ci ha permesso di poter continuare su quello che avevamo fatto nel primo tempo. Direi che è una bella vittoria, proprio perché va oltre il discorso della vittoria, proprio perché, ripeto, come è maturata e quali sono stati gli atteggiamenti dei giocatori, io penso che ci possa e ci deve dare coraggio, fermo restando che insomma sappiamo per quello che dobbiamo lottare, quello che dobbiamo fare. Mi piace Falù, è proprio lì dove vedo che sempre... No, devo dire che Falù mi ha stupito, nel senso che se guardo i suoi allenamenti, è un giocatore da disciplinare, cioè, direi per l'allenatore c'è un allenamento nell'allenamento, perché sono dovuto proprio partire, la disciplina è partita dagli orari, lo faccio venire qua alle 8 del mattino, anche quando non c'è allenamento, eh sì, perché io nella vita mi sono sempre svegliato alle 7, quindi è meglio che impari le cose che servono per fare il calciatore, quindi un ragazzo che va disciplinato, va tra virgolette bastonato, però ci lavoriamo, so che qualcuno di voi, visto l'altro giorno, abbiamo fatto un allenamento di un'ora specifico per lui, quindi insomma il lavoro viene fatto, però insomma è un ragazzo giovane che non è ancora molto affidabile, però resta il fatto che oggi ha fatto una buona partita, però ecco, direi che la cosa peggiore che si potrebbe fare è dirgli bravo oggi, perché questi ragazzi qua non sai mai come reagiscono, e insomma ovviamente non ha bene l'idea di cosa dobbiamo andare a affrontare in sto periodo, però devo dire che oggi mi è piaciuto veramente molto. A noi sinceramente mi ero illuso, dopo il primo tempo mi sono illuso, perché avevamo interpretato la gara nella maniera giusta, avevamo avuto un buon possesso palla, avevamo avuto occasioni in cui non siamo stati abbastanza determinanti, perché poi dopo ci vuole anche la cattiveria per chiudere
determinate azioni. Avevamo lavorato discretamente con le due catene, anche se abbiamo cercato poco la profondità con le punte. Nelle uniche due volte che l'abbiamo fatto abbiamo creato dei fastidi. E difatti la partita si era incanalata bene, si era incanalata nella maniera giusta per noi. Poi dopo il secondo tempo, come ci è capitato anche domenica scorsa con l'Alessandria, siamo calati vistosamente. Ci voleva, perché dopo secondo me tre buone prestazioni abbiamo raccolto finalmente i tre punti. E quindi bisogna essere contenti oggi. Sì, è stato un passo avanti importante. Dobbiamo continuare a crescere indipendentemente dal risultato, la strada è questa, e soprattutto dopo un primo tempo che abbiamo sofferto, comunque abbiamo sofferto, quindi la squadra è una squadra che sa soffrire, poi c'è stata anche una reazione e abbiamo imposto poi nel secondo tempo magari più il nostro gioco, quindi è sempre un passo importante questo, riuscire a capovolgere la situazione dalla negativa a positiva. Io niente, perché io non so come. Il mister è bravo, mi dà il motivo, dici sempre le cose giuste. Perché ogni tanto mi dai punizione, mi fai svegliare alle 8 per venire al campo. Così. Però è bravo. Falù però, bisogna anche dirlo, Massimo, ha i colpi, ce li ha. Secondo me è forse l'unico o comunque fra i pochi giocatori di vero talento che ha il Mantova quest'anno. Chiaramente è un talento grezzo, è un ragazzo che fino a due anni fa bazzicava sulle spiagge sarde, giocava in prima categoria, è entrato nel professionismo solo la scorsa estate approdando la primavera del Genoa. È chiaro che una primavera di Serie A non prende un ragazzo di 18 anni con un provino se non vede qualcosa in questo ragazzo, qualcosa che abbiamo visto anche noi nelle partite in cui ha giocato. Non a caso io l'ho scritto la settimana scorsa, il Mantova nel girone di ritorno ha segnato 7 gol e li ha segnati in 5 delle 6 partite in cui Falù ha giocato in attacco in coppia con Marchi. In tutte le altre 8 partite il Mantova non ha mai segnato, a parte un autogol a Renate, che è un autogol neanche procurata, ma con un calcio d'angolo con due deviazioni consecutive. E quindi questi sono numeri secondo me non casuali. È un giocatore che ha dei colpi, chiaramente va indirizzato, va inquadrato anche tatticamente, però sicuramente quando lui è in campo il Mantova davanti è più pericoloso. Paradosso, tra l'altro, avere avuto tale difficoltà quest'anno dopo aver preso Momente Ruopolo, che sulla carta dovevano essere due attaccanti da non dico 20 gol a testa, ma ci andiamo vicini, insomma. Caccia così. In estate abbiamo tutti sbagliato, perlomeno io mi prendo sbagliato clamorosamente le previsioni, perché tutto si poteva pensare meno che il Mantova avesse difficoltà a far gol visto il parco attaccanti. Però purtroppo Ruopolo, che è l'unico che aveva rispettato le promesse, ha avuto un problema fisico importante, quindi l'abbiamo perso prestissimo. Momente non è riuscito evidentemente a integrarsi, Anastasi anche lui ha avuto dei problemi fisici che l'hanno fatto giocare pochissimo. Poi da gennaio il parco attaccante è stato praticamente smontato, anche lì ci sono stati degli errori clamorosi, e la realtà attuale è quella di una squadra che fa fatica, molta fatica a fare gol. E questo, secondo me, su questo bisogna riflettere in ottica play-out, nel senso che arrivare quart'ultimi sarebbe fondamentale, perché se poi si arriva terz'ultimi e quindi nelle due gare di spareggio una bisogna vincerla, diventa dura. Andiamo a vedere la classifica. In collaborazione con Comet Oleodinamica, produzione e commercio componenti e sistemi oleodinamici. Eccola qua, allora già tutto sistemato per il discorso promozione diretta, la Cittadella basterà domenica fare punti per avere la matematica certezza, il Pordenone, che è la vera rivelazione del campionato, è dentro alla zona azzurra, tra l'altro insomma per queste posizioni ci sarà la lotta per ottenere la seconda e la terza posizione per avere la sicurezza di fare i playoff, invece la quarta dovrà poi paragonarsi invece con le altre quarte
dei due gironi di Lega Pro, la migliore poi andrà a fare quindi gli spareggi. Ci sono dentro ormai queste squadre qua, la Feralpi aveva l'ultima chance praticamente ieri contro il Pordenone, ma perdendo quindi si è staccata dalla zona spareggi. Poi andiamo a vedere la zona invece retrocessione, quella che interessa il Mantova. Il Mantova, come ha detto giustamente Massimo Bilibanti, deve prendere come punto di riferimento in queste ultime quattro giornate il Cuneo, lo deve superare per posizionarsi meglio in classifica. Il Cuneo che ha avuto forse uno dei tornei più strani mai visti nel corso della Lega Pro, partita 0 punti in 5 gare, poi ne ha vinte una dietro l'altra, addirittura portandosi a ridosso dei playoff, poi le ha riperse tutte, adesso in zona playout. Veramente un campionato stranissimo per i piemontesi. La Pro Piacenza che, vincendo a Bassano, addirittura se ne è messa in corsa per la salvezza diretta, dove sono praticamente, lo vedete, immischiate anche Lumezzane Renate e Giana Erminio. Poi più staccato l'Albino Leffe e la Pro Patria, come dicevamo prima, ormai retrocessa. Sigla. In collaborazione con Comet Oleodinamica, produzione e commercio componenti e sistemi oleodinamici. È così vero, Massimo, di questa Lega Pro così difficile nel girone A, a differenza degli altri gironi? Per carità, non siamo stati lì a guardare tutte le partite del BLC, però dicono che così, sia così difficile questo girone. Te cosa chiaramente ne pensi? Non seguendola direttamente è difficile dare un giudizio. Per quello che si sente parlando con gli addetti ai lavori, con i vari direttori sportivi e allenatori che si conoscono, tutti dicono che il girone A è il più competitivo, cosa che è sembrata anche essere dimostrata l'anno scorso dal Como, che alla fine i playoff li ha vinti. Sì. Quindi probabilmente è così, tutti indicano il girone B come quello meno competitivo e diciamo la classifica è ACB secondo gli addetti ai lavori, però sinceramente io, non avendo seguito le partite, non so come esprimermi. Facciamo i complimenti ai due ex allenatori del Mantova. Juric sta praticamente conquistando, cioè, gli mancherà davvero pochissimo la Serie A col Crotone già lì, e poi Di Carlo che sta facendo alla grande con lo Spezia. C'è niente da fare, Alberto, questi erano i due allenatori migliori visti forse nella storia del Mantova negli ultimi 30-40 anni, lo stanno dimostrando ancora. Direi di sì, cioè in mezzo, non so la classifica, io ci metterei Tomeazzi, che è stato un altro che ha ottenuto forse meno di quanto avrebbe potuto fare, perché è uno che in certi momenti sicuramente è stato uno di quelli che faceva la zona quando Sacchi ancora la stava sperimentando. Dopo è chiaro che lui tante volte ha fatto delle scelte anche un po' in funzione così nel senso che non si è mai spostato più di tanto, ha lavorato nell'ambito ristretto, ma siccome lo conosco bene lo posso dire, e lui adesso lo ammette, dice sì, io ho rifiutato alcune piazze perché ho sempre voluto rimanere vicino alla famiglia. Però dal punto di vista come insegnante di calcio, sicuramente, ecco, come insegnanti di calcio, perché sai, quando vedi gli allenamenti capisci la differenza, dopo vedi la squadra in campo e senza nulla togliere poi agli altri, però effettivamente Tomeazzi, Juric e Di Carlo sono sicuramente i tre migliori che io abbia visto. Mi permetterei di dire che Juric forse aggiunge anche forse un qualcosa di più proprio dal punto di vista della preparazione della partita, anche caratteriale, ecco, cosa che faceva anche Di Carlo, ma secondo me Juric ancora di più perché riesce a trascinare anche la gente. Fa più male o fa più bene vedere? Ma guarda, quando si parla di Juric ho bisogno di prendere le medicine perché ho il fegato qui. No, perché è veramente stata una scelta suicida. Io faccio sempre questa metafora che è come se la nuova proprietà avesse acquistato un appartamento un po' malmesso, fosse entrata dentro, avesse trovato un cassone, l'avesse aperto, era pieno d'oro, no, questo non lo voglio, lo prendo, lo butto dalla finestra. Questo ha significato andare via Juric, perché tutti, penso noi che seguiamo il calcio da tanti anni, ma penso anche il pubblico, tutti si erano accorti che questo allenatore ed il suo staff, perché ha anche uno staff di altissimo livello, erano due spanne sopra la categoria. Noi ci dicevamo fra noi l'anno scorso, questo è uno che arriverà in A, questo è uno che arriverà in A, è palese, no? Quando tu vedi lavorare un allenatore dopo averne visti lavorare, per quanto mi riguarda, in tutte le categorie da 30 anni a questa parte, vedi quando c'è un netto stacco rispetto alla categoria. Quello era il caso di Juric, noi l'avevamo sotto contratto, lui era disposto a restare, la sua famiglia si trovava bene qui, io ne ho parlato tante volte con lui, però questo allenatore, nuova proprietà, aveva altre
altre idee, purtroppo ci siamo giocati un'occasione clamorosa. Se posso intervenire, proprio tornando al discorso di prima, appunto questo poteva essere l'allenatore migliore per questa società, esatto, che voleva anche spendere meno, perché lui ti faceva anche spendere meno, esatto, e l'ha dimostrato quest'anno al Crotone, che sicuramente credo che sia una delle squadre che ha speso meno in tutta la Serie B, esatto, e sta volando in Serie A, non io vincendo di chiudo, un punto. Chiudo il discorso, io e Matteo Bursi siamo andati a San Siro, lo ripeto, lo dico, a vedere Milan Crotone di Coppa Italia per andare a rincontrare Juric, e i giornalisti di Crotone dicevano sulla carta questa era la peggio squadra degli ultimi 20 anni, e quindi è arrivato Juric, ha fatto un altro miracolo. Allora andiamo subito in pubblicità, applauso. Bentornati in Piazza Pallone. Allora andiamo subito a vedere tutti i gol dell'ultimo giro, dell'ultima giornata della Lega Pro di del girone A della Lega Pro. A dopo. Fondamentale vittoria in chiave salvezza per la propria Cienza, che sbanca il terreno del Bassano. I primi a passare in vantaggio sono gli emiliani con questa rete che vedremo tra poco, il gol realizzato da Speziale, il quale stava per cadere e poi addirittura va in filare la porta per il vantaggio della propria Cienza. Allo stesso Speziale andrà al raddoppio tu per tu col portiere, pallone poi sul destro e diagonale. La reazione del Bassano è su questo bel sinistro di Davi, e quindi palla per il 2-1, diventano poi 3 i gol della propria Cienza, sempre con Speziale. Bassano 1, propria Cienza 3. Cremonese su Tirol finisce 2-1 per la Cremonese, in vantaggio con questo gran gol di Maiorino, la palla all'incrocio di pali, grandissimo gol da parte della Cremonese. Ci sarà poi il raddoppio di Sansovini alla stessa maniera e poi ad accorciare le distanze finché 2-1 della Cremonese sul Sutirol. Gian Erminio Alessandria 0-3, netta la vittoria da parte dei grigi, in vantaggio con questo calcio di rigore concesso in favore dei piemontesi, Boccalone su dischetto ed 1-0, raddoppio poi realizzato da Sperotto e poi il gol di Iocolano per il 3-0 dell'Alessandria sulla Gian Erminio. Vince anche il Lumezzane in questo delicato scontro per la salvezza contro il Cuneo, sempre decisivo Serao, il quale si libera del portiere e poi va a spedire a porta vuota l'1-0 del Lumezzane contro il Cuneo. Vince anche il Padova in casa contro la Pro Patria, che sancisce la definitiva retrocessione dei Bustocchi in Serie D. Vantaggio è quello di Altiniere con il piatto destro dopo una corta ribattuta del portiere. Poi ci sarà il pareggio da parte di Montini, poi gran gol di Neto Pereira, 2-1 da parte del Padova. I gol diventeranno 3 con questo passaggio all'interno dell'area di rigore, dove interviene Finocchio, 3-1. Rocambolesca partita molto bella, quella tra Feralpi Salò e Pordenone, in vantaggio la Feralpi Salò con Guerra, poi ci sarà il pareggio realizzato da Strizzolo, il vantaggio poi da parte del Pordenone con Ingegneri, ma poi ancora Guerra, 2-2, ma ci sarà il definitivo 3-2 da parte di Filippini con un bellissimo gol al volo. E la Reggiana che rovina la festa al Cittadella per la promozione in Serie B, sembrava tutto facile per i veneti, in vantaggio con questo gol di Litteri, poi alla fine il raddoppio con Cappelletti, vedete il gran gol, 2-0, sembrava davvero tutto sistemato per i veneti, ma poi ci ha pensato prima un calcio di rigore realizzato da Letizia per l'1-2, poi proprio allo scadere è arrivato il 2-2 sempre di Letizia, quindi festa rimandata per il Cittadella. Vince il Renate contro l'Albino Leffe, 2-0, al 35esimo passa in vantaggio il Renate con Scaccabarozzi che va a realizzare il gol dell'1-0, poi sarà Ecuban a chiudere il conto, 2-0 del Renate sull'Albino Leffe. Massimo, ti aspettavi un campionato del genere?
Per quanto riguarda il Mantova, no, per quanto riguarda il Vertice, diciamo che l'unica sorpresa grossa è il Pordenone, per il resto sono le squadre che erano state indicate all'inizio dell'anno come favorite, hanno deluso un po' la Reggiana. Per quanto riguarda il Mantova, sinceramente si sperava che una salvezza tranquilla si potesse conquistare, invece sono stati fatti troppi errori consecutivi e adesso ci sarà da soffrire fino al 28 maggio. La squadra che ti ha impressionato di più? Sul piano della compattezza il Cittadella. Cittadella mi ha dato proprio l'idea di una squadra con la S maiuscola. Sul piano del gioco mi è piaciuto molto il Bassano, ma anche il Pordenone, che noi abbiamo incontrato in un momento in cui era lanciatissimo. Mi è piaciuto molto, però ci sono diverse squadre, quest'anno secondo me il livello è superiore a quello dell'anno scorso, ci sono molte squadre che hanno offerto del calcio apprezzabile. Con Alberto ne abbiamo già parlato in altre puntate, lo voglio chiedere a te, si parla, si vocifera, discorso ripescaggio, te cosa ne pensi? Bisognerà aspettare, è vero che il nuovo presidente della Lega Pro ha affermato, l'assemblea di società ha votato per il ritorno al format delle 60 squadre, il presidente Gravina ha affermato che la nuova Lega Pro sarà 60 squadre. Il problema è che bisogna stabilire come si tornerà a queste 60 squadre, e se attraverso dei ripescaggi, se ci sarà come l'anno scorso la necessità di versare mezzo milione a fondo perduto per essere ripescati, e poi bisognerà vedere quali saranno i criteri di ripescaggio. Perché chiaramente i ripescaggi non è detto che vengano ripescate soltanto le squadre retrocesse dalla Lega Pro, ma potrebbero entrare nel giro le squadre di Serie D, senza contare che lo stesso presidente Gravino nei mesi scorsi ha fatto un'apertura a inserire le squadre B della Serie A nel campionato di Lega Pro, quindi bisognerà aspettare le prossime settimane, i prossimi mesi per vedere che questa situazione venga definita nei dettagli. Ho capito. Allora direi di fare così. Perla della settimana, andiamo a vederla. La perla della settimana è offerta da Cosa Cela, una bottiglia di vino. Un sapore unico, autentico, nuovo e familiare. Un'emozione che ti accompagna in ogni occasione. Un sapore che omaggia la tua tavola con la regalità dei suoi numerosi riconoscimenti. Cantine Virgili. Un sapore irrinunciabile. A fine anno la redazione sportiva di Telemantova sceglierà il gol o l'azione più bella dell'anno. L'autore del gesto tecnico migliore verrà premiato dalla Cantina Virgili con 100 bottiglie di Lambrusco Piafoc. La Cantina Virgili e la redazione sportiva augurano in bocca al lupo alla squadra e forza Mantova! La perla della settimana è stata offerta da Cosa Cela, una bottiglia di vino. Un sapore unico, autentico, nuovo e familiare. Un'emozione che ti accompagna in ogni occasione. Un sapore che omaggia la tua tavola con la regalità dei suoi numerosi riconoscimenti. Cantine Virgili. Un sapore irrinunciabile. Pubblicità! Cicloclub 77, bentornati! Dopo parleremo anche con voi i vostri progetti e presenteremo questi ragazzi. Stop! Benissimo, allora, 10 anni fa, beh, Massimo lo sai cosa stava succedendo esattamente 10 anni fa, il Mantova stava lottando per la Serie A. Esattamente 10 anni fa, quest'ora, quindi a cavallo tra metà aprile, fino a il Mantova ha avuto un attimo di stop, ha avuto il pareggio in casa con la Ternana e poi la sconfitta contro l'Albino Leffe, poi tutto tranquillo verso i playoff. Andiamo a vedere quindi i servizi di 10 anni fa esatti di queste due partite.
1-1 del Mantova con la Ternana. I biancorossi perdono l'occasione di avvicinare il secondo posto e vengono agganciati dal Torino in terza posizione. Dopo il minuto di silenzio osservato per le vittime di Nasseria, il match è iniziato con un Mantova arrembante che dal 25esimo minuto del primo tempo ha preso in mano le redini del gioco. Il primo pericolo è per la porta di Bellodi, al 21esimo tiro di Galasso che il portiere biancorosso para. Questo sarà l'unico intervento di Bellodi nei primi 45 minuti di gioco. Al 31esimo bel colpo di testa di Doga che anticiperà il gol. Al 36esimo Tarana effettua un bel cross sul quale Gasparetto inventa un assist perfetto per Caridi che insacca il suo settimo gol stagionale. Poche saranno le azioni nel secondo tempo con un Mantova che non riuscirà a mettere al sicuro il risultato. Al 46esimo Tarana a sparare alto da distanza ravvicinata. Al 55esimo e al 56esimo due episodi dubbi in favore della Ternana. Nel primo Frick cade in area dopo un contatto con Notari e nel secondo è Dionigi a protestare dopo l'intervento di Doga al limite dell'area. Al 72esimo Noselli serve Gasparetto che arriva tardi all'appuntamento. Al 79esimo arriva il gol del pareggio con Frick che crossa per Corvia. 1-1. Alla fine il Mantova protesterà per questo intervento su Gasparetto in area. Ride Mondonico, piange il Mantova che ora deve guardarsi alle spalle. Biancorossi annientati nel primo tempo. Al settimo Cioffi, pressato da Salgado, provoca le proteste dei seriani. Gran sinistro di Testini al 19esimo che impegna Bellodi. Preludio al gol che arriva al 22esimo. Corner di Regonesi. Irrompe Minelli ed è un assist per la testa di Salgado che insacca indisturbato da distanza ravvicinata. Il Mantova non reagisce e viene infilzato per la seconda volta. Colombo sfugge a Brambille. Sulla respinta di Bellodi è pronto da pochi passi Joelson. Il Mantova finisce al tappeto. Unico episodio di un certo rilievo questo tiro di Caridi. Nella ripresa è il Mantova a reclamare il rigore per umani di Minelli su cross di Poggi. Entrano Graziani e Sommese al posto di Gasparetto e Caridi. Per quasi tutto il secondo tempo impossibile visualizzare un'azione degna di questo nome, salvo questo tiro di Poggi che impegna Ginestra. E all'83esimo arriva il gol che dimezza le distanze. Gran destro di Graziani che picchia sotto la traversa. Rete fantasma, il guardalinea è perplesso. Rizzoli dice ho visto io e convalida, ma finisce 2-1 per i seriani. Quanti ricordi? Tanti. Purtroppo quell'anno poi finì male, però fu un anno fantastico e credo che i tifosi del Mantova ricorderanno a lungo. Che bella Serie B poi, tra l'altro. Sì, una Serie B di altissimo livello, credo di livello molto superiore a quello attuale. Ne parliamo sempre. Qualche ricordo in più di queste due partite? No, io i miei ricordi sono sempre quelli che quando si andava a Bergamo con l'Albino Leffe c'era sempre da mettersi mani ai capelli. È vero, no? Diciamo ricordo che effettivamente purtroppo nel girone di ritorno così dilapidammo, proprio visto che si sta parlando comunque di playoff o playout, adesso ahimè di playout, nel girone di ritorno proprio con tanti pareggi in casa, una serie di pareggi in casa, dilapidammo un vantaggio consistente che avevamo nei confronti del Torino, che poi questo alla fine si rivelò purtroppo determinante proprio nel finale, perché alla fine noi qui vincemmo 4-2, là perdemmo 3-1 proprio per il fatto che il Torino era piazzato meglio, era piazzato meglio alla fine, quindi questa qui ci deve servire anche da lezione, da monito per, come diceva prima giustamente Massimo, per cercare di fare l'impossibile per superare il Cuneo. Ah beh, sicuramente. Arrivare davanti. Allora, vogliamo parlare con questi ragazzi, insomma, questi bambini, ma soprattutto del Ciclo Club 77, insomma una società che ha sempre dato tantissimo al ciclismo, sia soprattutto in ambito giovanile, ma poi anche in proiezione futura, insomma, ha sempre dato anche una mano poi a quei club importanti nella zona. Allora c'era la San Pellegrino, poi insomma tante altre società. Ciclismo che da voi funziona bene perché è organizzato molto bene, soprattutto da un punto di vista societario, insomma, anche tanti sponsor si sono avvicinati importanti, insomma, state lavorando molto bene con tante soddisfazioni. Intanto le chiedo di presentarsi. Io mi chiamo Adriano Roverselli, sono un po' il factotum della società. Ho qua con me il direttore sportivo Bertoletti, che quest'anno si è fatto un po' in due perché abbiamo fatto nascere una società ciclistica giovanile, ce n'erano due, noi e la Mincio Chiesa. Adesso da quest'anno c'è anche la Tato Bike qua di Borgo Virgilio. Quindi
diciamo che dovrebbe, speriamo che lo faccia, servire questo bacino, diciamo, di Mantova e Basso Mantovano, che prima era alquanto scoperto, insomma. Il ciclismo giovanile in provincia di Mantova gode di ottima salute, perché guardate, posso dirvi con tutta sincerità che ci mettiamo anima e corpo. Sentivo prima i giornalisti qua che parlavano degli sponsor. A noi non servono grandi cifre per far andare la macchina, però insomma, bene o male abbiamo 25 ragazzini e facendo quattro conti tra gare, organizzazioni, macchine, gasolio, tutto quello che serve, i costi ci sono, insomma, avvicinare gli sponsor in questi anni non è stato facile. Noi abbiamo la fortuna di averne 5 o 6 buoni che ci sostengono, non hanno grandi pretese, anche perché lavorare con questi ragazzini qua come, diciamo, andare sull'olio, ecco, sapete com'è, si scivola facilmente, uno comincia e poi magari smette anche subito. Però diciamo che l'anno scorso è stata un'annata eccezionale, siamo stati bravi perché abbiamo raggiunto dei traguardi che erano impensabili. Vincere una gara importante su pista, quindi campione regionale su pista, campione regionale su strada. Qua abbiamo solo quello su strada, perché quello su pista purtroppo non poteva venire, ma è stato veramente una grande soddisfazione che la condivido con tutti, insomma. Complimenti. Allora, volevo chiedere intanto al direttore sportivo, allora intanto lo chiedo di alzarsi così dopo sta meglio nell'inquadratura, come si allenano questi bambini? Giocando. Sì. Stiamo allenando giocando, ci divertiamo, cerchiamo di fare dei piazzamenti, tutte le domeniche siamo in giro. Abbiamo cominciato da 15-20 giorni. Abbiamo fatto bella figura, abbiamo vinto sempre il trofeo a punti dalla mia squadra come punteggio di vincite. Andiamo avanti così. Andiamo avanti. Speriamo. Perfetto. Speriamo, allora, continuino. Bambini, pronte alla presentazione, eh? Vedo qua questa bambina. Mi raccomando, tutti in piedi qua davanti, la prima fila e basta, eh? Solo la prima fila, così si vedono. Fatto bene, chiedo ai tecnici. Perfetto. Allora, voglio nome e cognome. Pronta. Carla Ventura. Osama Satki. Ok, passalo. Kevin Lanzarotto. Riccardo Grazioli. Lisi Ventura. Bravissima. Dietro, e voi seduti. Davide Signoretto. Seduto. Damiano Lavelli. Manuel Trevini Bellini. Chiedo, aspetta di spostare così. Nicola Smilti. Daniele Ronda. Sopra. Bambino comodissimo, mi raccomando, eh. Finotti Marco. Poi? Finotti Matteo. Fratelli, Alberini, immagino. Eric. Simone Stevan. Acri Zaccaria. Gabriele Aldi. Bravissimi. Allora, chi è il campione provinciale? Chi è il campione regionale, che diceva prima? Il regionale è lui. E lui? Complimenti ragazzo, complimenti. Però certo che vi ha un po', magari così, il fatto di non avere più il velodromo a Mantova sicuramente, a parte che sono già passati un bel po' di anni, insomma. Diciamo che l'abbiamo sacrificato per il calcio, che purtroppo è stata, no, non dico una rovina, ci mancherebbe, anche perché li portavamo poche volte. Qua noi, abitando Guidizzolo, ci viene più comodo andare lì in pista sul nostro campo di calcio, insomma, i ragazzini piccolini non vanno in strada, portiamo fuori quelli più grandi e noi sì, era una bella scuola il velodromo, sì, di Magliarco Guerra, poi aveva una storia, quindi è stato purtroppo un dispiacere. Anch'io ho avuto modo, un aneddoto che racconto sempre, ho avuto modo da bambino di fare il ciclismo, ma ero piccolissimo, finché sono volato in curva Cisa, ho lasciato due etti di prosciutto, perché ero finché, infatti se fanno la prova del DNA in curva Cisa troveranno ancora le tracce del sottoscritto, da lì ho lasciato tutto. Non ero comodissimo con i braghini, perché usciva un po' di grasso, perché non ero un bambino magrissimo, e poi a scatto fisso era un inferno, perché non potevi fermarti, quando partivi. Quindi ho fatto un volo in curva Cisa, dove sono finito praticamente a Formigosa. Perfetto. Allora, però è stato bellissimo, perché poi alla fine ci siamo anche divertiti tanto. Grazie Massimo Bribanti di essere venuto qui a Piazza Pallone, come sempre. Alberto Sogliani, grazie. Fatevi un applauso. 5 Club 77, ciao, noi ci vediamo lunedì.